Allez, c'est l'heure à présent de retrouver votre rendez-vous du vendredi de l'été, Pestillo, qui nous fait découvrir un territoire, ses habitants, ses initiatives et ses problématiques. Ce soir, c'est la commune d'Isola Trivium-Urbu qui est à l'honneur. Marc-Antoine Renucci, buonasera boy. Biridroemo dunque, sobralo, guindireta, in cui ostrim bidadi. E buonasera Frederic e buonasera a tutti, siamo qui per questi luoghi Viumurbaci, siamo nell'isolaccio di Viumurbo esattamente, l'isolaccio di Viumurbo di una comuna montagnola di più di 300 abitanti in cui parecchi paesoli, i bandi di Petrapol, Acciani, Uta, insomma di noi Tragina, c'è di noi o paesi principali qui l'isolaccio di Viumurbo dove noi siamo a 700 metri d'altitudine, per parlare di questi luoghi. Siamo due invitati, un maire dell'isolaccio di Viumurbo, Jacques Bartoli, buonasera. Buonasera. E in cui Jean-François Vinciguerra, che è impiegato a collettività di Gorsi e che è inviato in un mezzo associativo in questo paese. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, una prima domanda a voi, Jacques Bartoli, una domanda d'attualità, mica non l'isolaccio stesso, di Ananta i Rumenzoli. A Rimani, un collettivo d'abitanti ha fatto un'azione e ha bloccato in Adawa il centro di interramento di Rumenzoli e di Pronili di Viumurbo, che è una comuna accanto, protestano contro la decisione di privare di intera 30.000 tonne di più di Rumenzoli costano in Pronili. Voi siete i meri dell'isolaccio, ma di noi eletti la comunità di comuni Viumurbo Castello, chi deve vostro parere anante a questa problematica? O Borelli è una complicato perché se vorremmo già tutti quanti noi siamo non riusciamo a fare i discorsi e di mettere già a trovare perché non c'è mica un affare nuovo, l'affare dopo bloccaggio e mi ho bloccato parecchie volte, gli era stato detto, ridetto e scritto che non ci doveva più essere manco un chilo di più, ma ogni più un chilo di più ma c'è 6 tonne in più e vedo che diceva qualche sia fermo che discorsi, allora sarà ora e la nostra popolazione malagosamente ne soffre perché ogni poco ci trovano poi essere un beneficio, ma la nostra popolazione si trova che puzza, dunque a puzza è un pezzo mica che la sia qualcosa per i nostri paesi. Domani c'è un affare, cioè, in certi paesi, in Francia, fanno l'insegnatore. Qui dice che l'insegnatore è un viaggio amico, ma io penso che c'è troppo gente che ne approfittano di un morizzo e automaticamente, visto che c'è tutta la gente che ne approfittano, sicuramente che dopo le reti siamo poi sottomessi. Io penso che le reti ci vogliono trovare insieme di occuparci della nostra popolazione e mica dei nostri interessi personali. Allora Jean-François Vinciguerra, voi non siete mica di Pronili, ma siete Viumurbaci quantunque, siete tocca in una certa maniera da questo problema. Che ne pensate voi, per esempio? Oggi questo problema tocca tutto Viumurbo, mica solamente la comune di Pronili, ma anche di più dell'immagine di Viumurbo, che è una terra di storia, un territorio che è veramente una ricchezza da boi anni e anni, da ciò che hanno vissuto i nostri antenati, e che oggi ne abbiamo un territorio conosciuto per Ulozzo. Dunque è una vergogna, e sosteniamo ben inteso tutti gli enti che si muovono contro questo. Allora giustamente va a parlare d'altra affari perché il Viumurbo è un territorio in cui ha difficoltà ma di noi con certe qualità parecchi giovani qui fermano attaccati a questi paesi, a questi luoghi, certo hanno fatto la scelta di sta o di volta qui certi l'altri so di volte in altro in continenti ma hanno certi l'obiettivo di rientrare qui forse un giorno ma perché ce la trova impiego e di noi all'odio è un scontro, un'ipoca di Sigioni in cui Stefano Poli e Fiduletti sul riporto. So quattro rimizzo. Tibo sorti di suo lavoro in ghisunaccio. Invece di stare in piedi, come la maggior parte degli anti, si ne rigoli in paese a più di 20 minuti di strada. Una scelta ben riflettuta, soprattutto che Tibo ha quittato il suo posto di giornalista in Aiaccio e poi in Bastia, per stare a seguire. Sono stato arrivato in un paese, sono sempre stato qui sino alla facoltà, diciamo. È vero che dopo, quando rifletti appena muovita più tardi, mi diceva che ci avrei accompagnato 40 anni in villa sino a ritirata, per me non era mica possibile. E non regretti mica questa scelta? No, non regretto mica, perché io penso che oggi i giorni che sono radicati ai zoologhi, cioè i ghiristini di zoologhi, perché se no ce ne andiamo noi, quelli che ci lasciano.
originario di Serra di Viumorbo, Tibo campava in Quaso Gumpandia, in de agumuna canto di l'isolaccio di Viumorbo, esattamente in Petrapolla, in de la lodi comunali. D'avere la lodi qui è stato veramente importante perché ciò che a me mi ha permesso di voltare in paese e di pure stare in paese, ma anche se non è mica un mio paese, di quantunque un paese di Viumorbo. Di sa di Martia, di sta in li paesi, Tiboni discuta zoenti in cui i paesani di l'isolaccio, come Jean-François. È dura l'agricoltura. È dura la vita paesana. E lo di noi campa qui tutto l'anno, ma per conto suo, sti esempi, un po' non piatta una realtà assai più contrastata. Non è paese di Viumorbo perché ragioniamo un territorio e mica solamente in paese, perché così l'isolaccio, Zangavino, Brunelli, è lo stesso territorio. Siamo ben, siamo un quarto di attivi. Fermo, boh, se cinque sei agricoltori, non ha tutti i paesi di circondo. Da montagna. Da montagna, non ha sei o sette paesi. Principali di Ovondario, o di Begobaretti giovani, con trovano mica un pezzo di terreno, giovani e meno giovani, per fare un pezzo di casa in paese. E questo è il principale problema. Attenta, Julien, si arriva tutto. Elena sta in Parigi e lavora in due settori della moda. Ha radicato a questo luogo di poi sempre e voltata a rimani per i vaganzi. In qua possibilità di lavorare a distanza, pensa di rientra un giorno tutto l'anno. Très honnêtement, après peut-être que je me mens à moi-même, mais je me dis que je vais rentrer un jour, que là je suis jeune, j'ai envie de voyager, de profiter, je travaille à Paris, de faire ma vie, d'avancer, mais je pense sincèrement que je serai jamais chez moi ailleurs qu'ici et que je finirai par rentrer. Parcorsi e dienti diversi, ma con gli stessi attaccamenti al paese. A volontà di sta o di volta c'è suenti, c'ho la trova di noi, l'offerti e possibilità di campa qui di maniera d'India. Allora, Jean-François Vincigueri, ti parlato in questo report, ti parlato di Augustato, soprattutto un quarto di attivi qui, cinque agricoltori nei paesi alti di Viumorbo. Chi sono le conseguenze di questi problemi qui? Le conseguenze, già a livello dell'agricoltura, non c'è più agricoltore nel tuo territorio, vaggi che la campagna è all'abbandono, la campagna d'abbandono c'è più rischio di andare in voghe. È un tutto, domani più leghiamo i luoghi all'abbandono, più sarà difficile di restare giovani da redo. Oggi ne vediamo, ultimamente c'è stata una riunione in Meria, anche in Antevoghe, si vede che c'è di più travaglio per rimettere tutti questi luoghi per pulire le avanti, è talmente brutto che... E anche a un livello culturale è complicato, l'altra conseguenza di qui? È qui. Sì, ben inteso, baladi di noi che c'è di meno a meno attivi, dunque di più gente ritirati, si può fare di noi con un problema di fondario, oggi non si trova mica, non parlo mica solamente di Isola, cioè su tutti i paesi di Corsica, dell'interno, che hanno questi problemi di trovare un pezzo di terreno per chi un giorno o meno un giorno bussiva un pezzo di casa. Dunque da Redo avevamo un problema per stare la regione e creare un'attività. Voi, Jacques Bartoli, siete da consenso con questo gustato appena duro? Sto da consenso, d'accordo, ma io penso che c'è quantunque qualcosa che si potrà riavare in più. Di giovane contaria assai a nanta voi, perché che va a vedere di ricerche, giusto appunto, di ciò che è possibile di vendere i paesi, perché a livello dell'agricoltura penso che si potrebbe giusto appunto far campare gente, mica di voglia importare, ma penso per esempio a livello per esempio, di un pastore si potrebbe campare, penso che a livello di un purcaggio se l'è fatto come tu vuoi ci si potrebbe campare, allora che oggi troviamo un po' di purcaggi e vaccaggi in paese, ma logicamente dice Guido già più per fare di vacazione. Che se voi cercate un chilo di salsiccio, mi sono che voi trovate all'isolaccio. Allora che troviamo puroni, troviamo lecci, troviamo proprietà. Dopo è vero ciò che lui dice Jean-François, ha ragione, è vero che l'affare non c'è mica legge per poter giungere a metà fine a queste divisioni e che non si può mica fare nulla per giungere a trovare 100 metri di 100 metri quadrati di terreno c'è un percorso di combattanti, dunque per stare là qualche sia
impossibile. Ma io penso che la sia la Camera dell'Agricoltura, sia qualche sia, non so mica niente per rendere servizio. Non è che il rigiuto, i centinaia si so aggiuntano, vogliamo da fare, da fa, e poi dopo sono spariti. Allora hanno fatto come la neve quando li sono soli. E se fare qui, io l'accetto mica. Voi attivate i saluti comunali, ma bastano mica infatti, perché certo un po' non mica costruire per... Aveva un pezzo di gas. La loggia comunale ne abbiamo fatto, bon, è stato un piccolo affare. Abbiamo riuscito a ritenere, per esempio, di mettiamo due o tre giorni che se ne sarebbero andati in piedi o un altro. Ora siamo tracci a costruire nei sei. Bon, sì, so, gente torna dalla comune, che la priorità c'è gente dalla comune, sono giovani dalla comune che hanno già fatto le domande, ma malogosamente è vero che dopo, per esempio, pure per trovare un lavoro non è mica facile. Ma vedete, noi avevamo una ricchezza naturale annanto alla nostra comune, avevamo un stabilimento di Petrabola che se due, se francamente parla, tutti quanti noi siamo le elite, se non ci parliamo veramente per la mano e mettere a marcia questo stabilimento, potremmo creare 20 impieghi. Giustamente, a chi ne siamo su sarà parte dello stabilimento di bagni di Petrapoli, il termalismo per i telespettatori. Stai da sento, voglio di buona fare, ne siamo, se voi mi date la risposta, sarà io capace di farlo, perché se voi fare che i contatti non ce ne mica, non se ne parla mica del termalismo. Io faccio da una parte, cerco di sapere una pronuncia di più, si sente di monti che da mica e mi da va. Ma tutti i giorni che passa oggi siamo un traccio di perdere l'agrimento, e se non perdiamo l'agrimento, beh, non si parlerà più di termalismo in corso. L'agrimento di sino a 2024, di che? Se voi perdete l'agrimento, chi sono le conseguenze? E le conseguenze c'era una... Diceraio una legionella che li chiamano, che c'era in due captacio. Ma se non avevi mai trovato un altro captacio, allora aggiuntessi di, fosse la pure che la sia vera, aggiuntessi di che a 4 settembre hanno cominciato a trovarli per cercare di fare questo captacio che lo sia pulito. Se non andiamo a pulire questo captacio, ma dopo ci sei trovato in grosso a fare per poter aprire, cioè in aprile 2023 per poter tenere l'agramento. Ecco, Jacques Barto è di già compio, dunque questa pagina è per i luoghi in isolaccio di Vimorbo è di già compia, ma la settimana che viene saremo in Santa Lucia di Talà, sempre per questi luoghi in cui il grande Jean-Philippe Mattei.